Gentili signore e signori, buon anno, ben ritrovati dall'ippodromo di San Rossore. L'ippica italiana riparte anche in questo 2014 proprio da Pisa. La prima corsa si è disputata alle 13:30, una bellissima giornata di sole e tanto pubblico, veramente tanto, e che questo possa essere un segno positivo per l'ippica di San Rossore e non solo. Buon divertimento con Tarflash e ci vediamo in chiusura di trasmissione. Partiti. Likita non brillantissima nella prima parte di gara. Poggio ai Santi all'esterno di La Felicina Speed, dietro ai due Likita, che tira molto nella prima parte di gara. Likita allora va sulla Felicina Speed, prova a tenerla tranquilla il suo fantino Dettori. Ma Likita va un po' anche a saltoni. Allora vediamo La Felicina Speed in vantaggio con all'esterno Likita, dietro ai due Adras Win e Poggio ai Santi. La Felicina Speed, Likita, precedono Adras Win e Poggio ai Santi quando si esce dal bosco e si va verso l'intersezione delle piste. La Felicina Speed, Likita, poi Poggio ai Santi e Adras Win. Si entra ora addirittura dopo l'intersezione delle piste. La Felicina Speed allunga sotto la minaccia di Likita. Dietro ai due Poggio ai Santi e Adras Win. La Felicina Speed contro Likita. Poi Poggio ai Santi e Adras Win con Likita che attacca la Felicina Speed. Likita in leggero vantaggio, all'esterno Poggio ai Santi che ci prova, poi Adras Win, poi la Felicina Speed, Likita che sta passando sulla Felicina Speed, poi Adras Win e Poggio ai Santi. Nel finale Likita in vantaggio, ancora verde, ancora acerba nel suo modo di galoppare, ma basta, è redditizia per vincere questa corsa. Dentro Raller si va agli ordini dello starter con l'ingresso di Raller. Tutto è pronto, partiti. Dall'esterno Raller, all'interno Zapdos. I due hanno superato Punta Diamante ed Andy Garcia. Va davanti Raller, comunque all'interno rimane Punto di Diamante, all'esterno Zapdos in coda Andy Garcia. Raller rimane a qualche metro dallo steccato e comunque in vantaggio su Punto di Diamante che ha all'esterno Zapdos e poi Andy Garcia in coda a tiro. Raller può impostare a piacimento, Zapdos segue Raller, che ha messo un po' in difficoltà in questa parte del percorso il Chicken, che ha sfilato la frusta e gliel'ha fatta vedere vicino al collo, probabilmente per correggere la traiettoria che evidentemente gli ha accennato uno scarto. Zapdos è secondo di fuori, terzo in corda Punto di Diamante, in coda Andy Garcia. Quattro cavalli stile trotto, 2+2, si viaggia per coppie con Raller ancora in vantaggio su Zapdos all'esterno, Punto di Diamante che li segue, Andy Garcia in coda a tiro quando si entra addirittura Raller e Zapdos inseguiti all'interno da Punto di Diamante a largo da Andy Garcia con Raller che prova l'allungo da Punto di Diamante, Zapdos e Andy Garcia con Punto di Diamante che segue bene Raller e ora prova a scoprirsi in anticipo lungo su Zapdos che cala e Andy Garcia
Raller, punto di diamante, all'esterno Andy Garcia, lottano i tre, con Andy Garcia che va sul Raller tra i due punti di diamante, lotta a tre, i due di Botti nel mezzo, quello di Bresciani, Raller in leggero vantaggio su Andy Garcia, che ci crede, ci prova, fin di palo e stretta, terzo punto di diamante. Giorgi, ci ha messo un po' a prendere la migliorazione, nel finale ci sei riuscito, hai acciuffato l'altro. Sì, sì. Pensi di aver vinto? Sì, c'è un collo. Un collo addirittura? Sì. Molto ottimista Giorgi Perovic. Abbiamo ospite oggi a San Rossore Marco Vizzardelli. Poi ormai da tradizione il primo dell'anno ti abbiamo sempre qua con noi, ci fa piacere. Ecco, adesso devo dire una cosa, dunque, a parte che è una bella giornata, no, ma devo dire una cosa, cioè è un piacere, ma cominciamo veramente a fare un po' di meritocrazia su questi ippodromi, perché allora qui c'è il primo dell'anno, questi hanno fatto tutto il cenone e c'è l'ippodromo così, è pieno. Ecco. Piuttosto pieno. Ci sono i poni per i bambini, l'animazione per i bambini. No, e soprattutto e dietro le quinte. E c'è gente normale, ci sono famiglie, ci sono donne, ci sono bambini, c'è di tutto. Ora, qui succede regolarmente, altrove c'è il vuoto cosmico. Cominciamo a premiare un po' gli ippodromi che fanno il pieno e la gente e hanno un contatto con la loro realtà e piantarla con i vuoti cosmici negli ippodromi. Marco, mentre tu descrivevi questa situazione, le nostre telecamere hanno pescato a caso nel parterre e l'immagine che ne viene è certamente positiva per tutta l'Ippica. Ecco, per adesso cui... io mi rendo conto che qui è un posto benedetto e ha un rapporto particolare, però è evidente che dietro c'è anche un lavoro. Allora, siccome questo è un posto, giuro che non mi paga nessuno per dire queste cose, perché non è il mio genere, grazie. Ecco, però cominciamo a fare un po' di meritocrazia, cioè gli ippodromi che producono così, ecco, diamogli anche dei programmi giusti, eccetera, 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 eccetera. Grazie Marco Vizzardelli, ci rivedremo nel corso del pomeriggio. Tutto è pronto. Oro di Roby, Verde Smeraldo, Bentley Man e chi che sia dall'esterno, chi che sia va su Verde Smeraldo, cerca di coprirsi Bentley Man superando Oro di Roby che ha all'esterno di Use Ambition. Verde Smeraldo a 1200 in vantaggio di buona lena su chi che sia. Bentley Man segue le mosse di Verde Smeraldo, Use Ambition segue le mosse di chi che sia in coda Oro di Roby. Dopo l'intersezione delle piste, Verde Smeraldo, chi che sia, Bentley Man, Use Ambition, prova a scappare Verde Smeraldo all'ingresso addirittura, inseguito nella sua scia da Bentley Man, a largo chi che sia, in mezzo alla pista, Use Ambition. Verde Smeraldo, in leggero vantaggio, inseguito da Bentley Man, in mezzo alla pista, richiesto Use Ambition, con Bentley Man che va su Verde Smeraldo, gli dà il primo attacco della corsa, poi Use Ambition, sta passando Bentley Man su Verde Smeraldo, poi chi che sia è Use Ambition, Bentley Man sta attaccando Verde Smeraldo, è in vantaggio Bentley Man su Verde Smeraldo, Bentley Man passa ma non stacca su Verde Smeraldo e mantiene mezza fin sul palo, terzo chi che sia. Vediamo oggi, Bentley Man ne ha subite un po' di tutti i colori, gli chiediamo un attimo di pazienza. Allora, a parte le battute, i colori di Emanuela Ferrero, gli stessi di Tequila Fraud che hai portato al successo nell'Andred. Oggi anche senza telecamera sul casco hai vinto.
Sì, beh, è stato tutto facile. Cavallo che segue bene le andature, forse sono passato un po' presto che in fondo si fermava, però è andata bene lo stesso. Possiamo rientrare, grazie a Catherine per la pazienza di aver fatto fare un giro ulteriore in pista a Bentley Man. Abbiamo sentito anche le parole di Cristiano Di Stasio. L'anno ippico inizia sempre da San Rossore. Sono 10 gli appuntamenti nel mese di gennaio. E nei giorni festivi iniziative per il pubblico e animazione per i bambini. Venite all'ippodromo di San Rossore, vi aspettiamo! Fresh Pepper, queste le posizioni del sestetto. Yuol insegue teoricamente fuori corso. Plushenko assaggia la frusta perché Voglio la Luna con la sola presenza esterna lo fa andare più forte. E lui cerca di prepararsi prima della curva, che lo mette sempre un filo in difficoltà. In terza posizione Fai di Biri, precede Eleazar, Putkat Kera all'esterno di Fresh Pepper. Sulla curva Voglio la Luna insiste su Plushenko, che prova ad accelerare dietro i due Fai di Biri e Eleazar. Con Voglio la Luna che insiste su Plushenko prima dell'intersezione. Insiste Voglio la Luna su Plushenko. Poi Fai di Biri, che ha all'esterno Eleazar, Fresh Pepper e Putkat Kera. Intersezione delle piste, si entra addirittura. Plushenko, Voglio la Luna, Fai di Biri, il terzetto allunga. Con Plushenko attaccato da Voglio la Luna, che ha nella scia Fai di Biri, poi Fresh Pepper. Con Voglio la Luna ora in leggero vantaggio su Plushenko, all'esterno prova il recupero Fai di Biri. Con Voglio la Luna in vantaggio su Plushenko, che all'esterno Fai di Biri. Voglio la Luna in vantaggio, Plushenko prova a tornare, Fai di Biri non guadagna. Voglio la Luna in vantaggio su Plushenko, che ci crede ancora, Fai di Biri è battuto. Voglio la Luna deve rintuzzare il ritorno di Plushenko. Voglio la Luna però trova il giorno giusto per vincere su Plushenko. Terzo Fai di Biri, quarto Fresh Pepper. Andrea Fele, che dopo un brutto periodo, una caduta, un incidente, tanti mesi lontano dalle piste, ben tornato al traguardo. Andrea. Grazie mille, sono molto contento, la cavalla è andata bene. Il vantaggio di peso ha voluto dire. Sì, tanto, perché poi potevo sfruttarlo andando davanti, quindi mi ha favoreggiato tantissimo. Da quanto tempo non vincevi? Da 6 mesi. Bentornato al successo Andrea Fele, vince con Voglio la Luna, colori e training di Maurizio Guarnieri. Afri, Frozen, Carol Blizzard, poi ripiegano Niente Saccio, Gemma dell'Ormo e Golden Regular con Afri contro Carol Blizzard. Carol Blizzard che forza per andare in vantaggio ai lati di Afri, poi Frozen con di fuori Cruciverba. Carol Blizzard preme su Afri, per il momento dice no all'attaccante. I due si sono avvantaggiati di qualche lunghezza.
da Cruciverba, Frozen, Gemma dell'Olmo, niente Sacce in coda Golden Regular, sfonda Carol Blizzard prima dell'ingresso nel bosco su Afkri, terza posizione Frozen con all'esterno Cruciverba, poi Gemma dell'Olmo, niente Sacce in coda Golden Regular. Afkri segue le mosse di Carol Blizzard, poi Frozen, Cruciverba, niente Sacce, Gemma dell'Olmo in coda Golden Regular quando si va all'intersezione delle piste, 600 metri, Carol Blizzard, Afkri, Frozen, Cruciverba, niente Saccio, Gemma dell'Olmo, Golden Regular, 600 dal palo, vediamo gli sviluppi, Carol Blizzard e Afkri alle prese, poi Frozen con all'esterno, Cruciverba, niente Saccio con all'esterno, Golden Regular e Gemma dell'Olmo, con Afkri che torna in vantaggio su Carol Blizzard, i due rincorsi da Frozen, poi all'esterno da Cruciverba e Golden Regular, sempre alle prese, Afkri e all'interno Carol Blizzard che prova a rientrare, poi Frozen, poi Cruciverba, poi Golden Regular, i due davanti se la giocano, Carol Blizzard contro Afkri, Afkri che è in leggero vantaggio su Carol Blizzard, passa e vince Afkri su Carol Blizzard e Frozen. Evidentemente adesso Domenico il cavallo ha capito cosa deve fare. Sì. Come lo hai aiutato a capirlo? Ma niente, abbiamo provato ad andare davanti e oggi con 62 kg era un po' più difficile. Ho visto che Filippo forzava un po' l'andatura, l'ho lasciato andare. Però hai sfruttato la scia. Sì, però oggi è andato bene ugualmente. Benissimo, vittoria, seconda vittoria consecutiva per Afkri, colori e training di Gladio Romano Cirini e in entrambe le occasioni in sella Domenico Migheli. E dentro Whistle on by per andare agli ordini dello starter. Tutto è pronto. A posto? No, Buoni, fermi, Buoni. Ok, a posto, pronti. Partiti. Geita e Green Fox hanno anticipato Burbanza con Green Fox che va su Geita e passa, vende all'esterno Ascarello, poi Whistle on by superato da Burbanza che ha perso la partenza ma sul rallentamento va a diritto e Burbanza passa su Green Fox, Ascarello, Geita, Blue Rap, Caio Duilio, Whistle on by, Burbanza è leader su Green Fox che aveva provato a frenare come l'ultima volta, Scarello al suo esterno, Burbanza va via, da Green Fox a Scarello, Geita e Blue Rap, Caio Duilio ed in coda Whistle on by. Burbanza, Green Fox, Scarello, frazione molto svelta quella iniziale con Burbanza che è attaccata da Green Fox a Scarello, dietro i tre, Blue Rap all'esterno, Geita in corda, poi Whistle on by e Caio Duilio, addirittura Burbanza attaccata da Green Fox all'esterno a Scarello, dietro tre Geita che cerca il varco, poi sono Blue Rap che si scopre, Caio Duilio allarga tutti, Whistle on by, quelli davanti hanno speso l'ispendibile nella prima parte, passa Green Fox, Geita è murata, Scarello di fuori in mezzo alla pista, Blue Rap allargo di tutti, Whistle on by, Green Fox a Scarello allargo di tutti, Whistle on by che sta progredendo, Whistle on by scatta su Ascarello, Ascarello e Whistle, passa forse Whistle a fin di palo. Buon anno Salvatore, iniziare vincendo è sempre meglio. Grazie, un augurio di buon anno a tutti quelli che sono presenti.
Sì, iniziando vincendo. Secondo me è un po' meglio il cavallo di loro, un cavallo di carattere, però mi è venuto tutto carattere. Bene. Molto, molto. Ma in corsa questo carattere devi un attimo indirizzarlo, oppure in corsa è più maneggevole? Ma si difende, si ferma, non è maneggevole. Il classico cavallo che ti fa fare le brutte figure. Se sei troppo ultimo devi stare troppo, perché sei stato troppo dietro. Se sei subito sui primi passi troppo presto. Insomma, è uno di quei cavalli che vince quando vuole lui. Bravo, e che ti viene tutto bene. E oggi è venuto tutto bene, Wisto Lombai aveva voglia di vincere, Sulas lo stesso, e hanno fatto centro in questa sesta corsa da San Rossore premio Azazel. Baralza dell'Olmo, Blue Lady, Indian Commando. Deve entrare scontroso per andare agli ordini dello starter. Manca scontroso. Tutto è pronto per il via. Fuori gli uomini a posto dietro. Titi. Scontroso, City Way, India Commando sopra all'esto. Scontroso all'interno di City Way che dice no all'attaccante. Poi India Commando all'esterno che precede Eric the Fighter. Blue Lady è sopra all'esto. Scontroso in vantaggio. City Way al suo esterno. Eric the Fighter terzo in corda. Quarto di fuori India Commando. Quinto in corda Blue Lady in coda al largo sopra all'esto. Si viaggia con tre coppie di concorrenti. Scontroso City Way. Eric India Commando. Blue Lady sopra all'esto. I cavalli sono al di là degli alberi. Stanno entrando nel bosco con Scontroso che ha nella scia Eric the Fighter all'esterno, City Way in terza, Indian Commando dietro ai tre, Blue Lady in coda al largo sopra all'esto. Scontroso prova la tattica davanti, City Way è sempre al suo esterno e Eric the Fighter è sempre coperto. In mezzo alla pista c'è Indian Commando, si trascina Blue Lady in coda sopra all'esto. Scappa Scontroso da City Way che ci prova, Eric the Fighter in corda insieme a Blue Lady quando si entra addirittura. Scontroso contro City Way, i due vanno a lottare all'esterno India Commando, poi Eric the Fighter che precede Blue Lady con City Way che attacca Scontroso, all'esterno c'è India Commando, poi Eric the Fighter con India Commando che attacca City Way, poi Eric the Fighter con all'esterno Blue Lady, India Commando ha attaccato City Way ed è in vantaggio. Poi Eric the Fighter con all'esterno Blue Lady e poi Scontroso. India Commando se ne va da City Way, lo lascia lì e per la terza Eric the Fighter con Blue Lady vicini, poi Scontroso. Federico, un po' sfortunato Indian Commando l'ultima volta, oggi avete fatto pari. Ma più che altro non sfortunato, il cavallo è cambiato e ha bisogno di qualche metro in più. Io l'altro giorno infatti ho letto che non trova spazio, ma il cavallo che aveva proprio bisogno di questi 250 metri in più, perché 1.500 della pista vecchia gli vengono troppo corti. Io l'altro giorno ho sempre avuto il posto per galoppare, non mi partiva il cavallo, mi ha preso la pedalata gli ultimi 100 metri, infatti gli ho detto allunghiamogli la distanza. Infatti il cavallo oggi è perfetto. Perfetto, 1.750 adesso è perfetta. Bene, bravo Federico Bossa, vincitore anche lui oggi a San Rossore nella giornata inaugurale dell'anno e dell'Ippica.
Che giornata oggi a San Rossore, il 2014 non poteva iniziare meglio. Tanto pubblico, belle corse, divertenti, animazione per i bambini, il pubblico che si è divertito ed è stato bene, quindi siamo partiti con il piede giusto. Speriamo, condizioni meteo permettendo, di poter fare altrettanto bene il 5 e il 6 gennaio. Infatti torneremo a correre domenica e lunedì, compresa quindi anche l'Epifania. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ho fatto anche la rima, meglio di così non potevamo concludere questo appuntamento inaugurale del 2014 con Tarflash. Appuntamento a domenica prossima, noi ci saremo e naturalmente vi aspettiamo. Thank you.